scusate, ma oggi qui per entrare in questa cucina ci vuole il numerino. Attenzione perché mi è partito anche il capello dallo scompenso. Allora, diamo il benvenuto, allora il ben ritrovato a Marco Bechi, il nostro food and wine blogger marcobechi.it, che insomma ci dà sempre un sacco di news, notizie, consigli su dove andare, cosa mangiare, cosa bere, storie, tradizioni, le sa tutte quest'uomo qui, che oggi ci ha portato la vernaccia di San Gimignano. Stavo per ridire un'altra volta San Miniato, poi dopo a San Gimignano mi tagliano la testa, che servirà al caro mitico Lorenzo Romano e al suo assistente Giacomo, belli e giovani tutte e due, dell'antica trattoria Tre Soldi di Firenze, in viale Gabriele D'Annunzio, 4 Rosso, davanti al cinema Fiorella. Esatto. Proprio così, non vi potete neanche sbagliare. Abbiamo fatto anche il tonton, che servirà appunto a loro per cucinare questa ricetta antica e tradizionale della nostra, ovviamente, tradizione culinaria toscana, rappresentata dal coniglio e carciofi. Ma se proprio vogliamo dirla come la dicevano i nostri nonni, come lo dicono i nostri nonni, il famoso conigliolo. Il coniglio ai carciofi. E allora, caro il mio Lorenzo, iniziamo subito da che cosa? Dal listone degli ingredienti, come ogni angolo della cucina di Tadà. E allora, taccuino o tablet per i più tecnologici? Prendete nota di quelli che sono gli ingredienti, così potete divertirvi a rifarlo a casa, secondo naturalmente le indicazioni del nostro Lorenzo, ma anche del nostro Marco Bechi, e anche con l'aiuto e le spiegazioni, diciamo, pratiche proprio di Giacomo, oppure andate a mangiarlo all'antica trattoria dei Tre Soldi, che fate pure prima. E allora, un coniglio, 150 g di macinato di vitella, 100 g di salsiccia, 1 kg di carciofi, che belli questi che mi hai portato, olio, sale, pepe, QB, quindi quando basta, timo e rosmarino, salvia e aglio, questi sono naturalmente gli odori che si utilizzano. Esatto. Questi sono gli ingredienti, come vedete non sono tanti. Come diceva prima, nella prima parte di Tadà, Lorenzo, alla trattoria, all'antica trattoria Tre Soldi, utilizzano solo materie prime di provenienza certa e di grande qualità, con due caratteristiche peculiari. La prima è che sono a chilometro zero e dunque provengono dal territorio della nostra Toscana in maggioranza, e la seconda che sono stagionali, perché come sapete queste due caratteristiche vanno a corroborare la salute e la riuscita del nostro piatto. Perché siamo quello che mangiamo, il caro Ippocrate c'aveva ragione, lo ridico tutte le volte, lo so, sono ripetitiva, però ma è proprio così, è proprio la verità. E poi, come diceva Lorenzo, se usiamo delle buone materie prime, il risultato è sicuramente ottimo. E quindi poi abbiamo pure la vernaccia di San Gimignano, ecco, Marco Bechi ci ha spiegato tutto, e che giustamente diceva che la vernaccia è adattissima per cucinare È adattissimo all'abbinamento con la carne bianca, addirittura non solo da bere, ma stavolta il nostro Lorenzo la userà per sfumare il piatto. Era lì che ti volevo, il Bechi, che non sbaglia mai un colpo. E allora, da che cosa iniziamo? Allora, iniziamo da il coniglio. Il protagonista, quindi, che va disossato, insieme a carciofo. Esatto, vedo che qui siete già un pezzo avanti. Ci siamo già un po' avvantaggiati, bravi, l'abbiamo disossato e che ora ci prepariamo a farcirlo e a legarlo. Bene, quindi, allora iniziamo a fare questa farcitura con la sacca poche. Sì, lo possiamo anche fare a mano, normale. A me la sacca poche piace tantissimo, ormai è una mia caratteristica. Però è molto comoda, molto chic, fa molto chic. Abbiamo preparato l'impasto della farcia con la vitella, un pizzico di salsiccia, i carciofi che prima abbiamo cotto in acqua e un pizzico di sale. Per quanto tempo? Per circa una mezz'oretta. Ecco, perché dobbiamo dopodiché dare anche tempi. Abbiamo tritati a coltello in modo comunque da lasciarli percepibili anche nella farcia, e ora andiamo a farcirlo e a legarlo. Bene, allora mentre lui le lega e vedete, no, che lo mette, diciamo, mette la farcitura e quindi lo compone, esatto, compone il coniglio come poi verrà cotto, io volevo ricordarvi, visto che ci avviciniamo alla Pasqua, Marco, mi metto qui accanto, certo, a te, e dobbiamo comprare le uova che fanno parte della nostra tradizione. Allora, per l'occasione di questa Pasqua, come già avviene da qualche anno, cerchiamo di fare anche un'opera di bene, quindi compriamo delle uova di Pasqua il cui ricavato va a fare del bene, a compiere delle buone azioni. Ad esempio, qui in cucina, per
tutta questa settimana santa io avrò le uova, sia fondente che al cioccolato, le vedete qui, della Fondazione Tommasino Baciotti, che vuol dire che acquistando queste due uova di Pasqua, queste uova, quindi regalando questo dolce, no, tipico della tradizione pasquale, avete la possibilità di sostenere la Fondazione Tommasino Baciotti, che si occupa naturalmente in particolar modo di sostenere tutte le famiglie di quei bambini che sono costretti ad avere una degenza ospedaliera per problemi di salute gravi. E allora, se volete davvero aiutare questa fondazione e sostenere i numerosissimi progetti ambiziosi che la Fondazione Tommasino Baciotti ormai da tanti anni sostiene, mi raccomando, compratele, le trovate nei punti vendita Conad, naturalmente di Firenze, e li troverete anche dal benzivendolo in piazza Alberti a Firenze, perché è autorizzato a venderli anche lui. Cerchiamo di fare del bene davvero, e poi sono pure buone, certo, quindi abbiamo la bontà del prodotto e la bontà dell'azione. Mi raccomando, per Pasqua uovo Fondazione Tommasino Baciotti. Grazie naturalmente a Paolo, a tutta la sua famiglia, a tutti quelli che stanno veramente dietro a questi importanti progetti. Veramente, veramente, veramente io ve li consiglio, e anzi ci sono tanti motivi, no, per mangiare della cioccolata, e questo è sicuramente il motivo più onorevole. Bene, ritorniamo al nostro coniglio adesso. Giacomo si appresta a finirlo, noi intanto ci andiamo ad aromatizzare l'olio per la cottura. Fantastico. Mettiamo un po' di olio extravergine. Anche qui ovviamente noi utilizziamo un olio extravergine d'oliva di altissima qualità, come questo che viene appunto dal nostro territorio toscano. E poi ci siamo preparati un mazzetto di odori, quindi rosmarino, salvia e timo. Guarda che bellino. Legato, eh? Esatto, che si può cercare di disperdere, in modo che disperda l'aroma nel con piatto. Con anima l'aglio, esatto. Bene. Quindi disperde. Perché tanto bello andiamo a togliere. Ecco, ok, molto bene. E facciamo insaporire. Guarda, bravo lui a legare, ora lo chiamo. Questa è una fase Fammelo molto importante. Fare a me, vai. È una delle fasi più importanti. Ride, Becky, eh. Una corretta legatura assicura un'omogeneità di cottura. Esatto. Quindi è molto importante che sia ben serrato e soprattutto il più omogeneo possibile nella forma. Certo, perché ovviamente essendo più omogeneo, no? Certo, la cottura cuoce tutto nello stesso modo. Come quando si dice di tagliare le verdure più uguali, precise possibile, certo, perché cuociono tutte. Una brucia se non rimane, altrimenti esatto, si rischia di trovarsi una cotta, una non cotta. Bene, sono molto brava io a tagliare le verdure e anche, come dire, a cucire, no, il coniglio. Sembrano dei sarti, eh. E insomma, la vernaccia, capito la vernaccia? Sì, vernaccia. Ha avuto una crisi, come ci hai spiegato sì, prima, sì, moltissimo. Il 600, il 700, il 600 era il periodo migliore, l'800 quello peggiore. Ciao. Comunque dicevo, non abbiamo parlato alla fine perché eravamo un po' tardi coi tempi, la temperatura di servizio. Ecco, ci interessa perché, proprio qui. Per esempio la vernaccia giovane, come questa che useremo anche per il nostro coniglio, ha una temperatura di servizio giusta tra gli 8 e i 10 gradi, mentre per la riserva, che è più vecchia e ha un sapore più minerale, abbiamo detto, è più giusto berla da 12 e 14 gradi, perché se ne apprezzano meglio le qualità organolettiche. Molto bene, molto bene. Vai. Molto bene. Che profumino. Davvero, eh? Allora, assaggiamo. Vai. Puoi fare la mia, questa? Pronti, quando vuoi. Sì, questa. Mi sa che è questa, sì. Allora. Ah, io bevo la vernaccia, sì, intanto, eh? Bella, guarda che bel colore, eh? Sì, proprio riflessi. Un paglierino dorato, sì, eh? Perché è giovane, se no era più scura. Però non l'ho portata di abbiamo fatto il cin-cin, Marco. Invece, lo so che non è da Galateo, però non lo facciamo lo stesso, ci piace. Che dobbiamo fare? Quindi, molto classico buona. Esempio di vino che utilizzo, di alta qualità ovviamente, anche per cucinare. Certo. Perché si potrebbe incorrere nell'errore di dire, ma sì, ma prendiamo un vino così perché tanto è per cucinare. Eh no! Ci vuole il vino di alta qualità anche per cucinare, quindi non solo nella degustazione, cari miei che siete a casa. Io questa cosa l'ho imparata piatta da. Grazie a Marco. Infatti una volta a me gli dissero, dice, ma per cucinare uso questi vini nel brick. No, nel assolutamente brick. No. E Marco Becchi no. Sbiancò. Ma sì, certo, perché comunque mi va ad alimentare le qualità organolettiche del cibo che io preparo, e se ci metto un vino poco buono non è che lo miglioro, lo peggioro. E quindi sembra, uno pensa che il vino per cucinare sia sprecato, no, non è no, vero. No, assolutamente. Anche perché nella carne
il vino viene assorbito e poi dopo evapora. E poi lo rimangiamo. Però lo rimangiamo. Quindi nel sughino, per fare l'intingolo, certo, e la famosa scarpetta che ci piace assai, anche il vino deve avere, insomma, le sue caratteristiche organolettiche e anche di qualità molto elevate. Assolutamente. E la nostra Toscana, nella fattispecie a San Gimignano, con la sua vernaccia, insomma, oggi rende onore a tutto sì, il concetto. Abbiamo anche un rosso DOC, però insomma oggi ci stava bene la vernaccia. Oggi ci abbiamo messo la vernaccia col conigliolo. Senti Lorenzo caro, dimmi, quanto bisogna cuocerlo questo conigliolo? Allora, a dir la verità, qui abbiamo fatto una ricetta un po' particolare, nel senso che ci siamo staccati un po' dalla tradizione della nonna, quindi non stiamo tanto dietro. Ma perché bisogna comunque dare un po' di tocco pluris, giovane anche alle ricette. Bravo, poi siete così giovani, ragazzi. Quindi cosa che facciamo? È una ricetta che fondamentalmente va molto per conto suo, perché una volta l'abbiamo rosolata e siamo andati a creare la crosticina buona sull'esterno, andiamo a fare ad aggiungere il carciofo, a dare una sfumata di vino, e una volta tirato il vino, quindi operazione che in tutto richiede circa un quarto d'ora, non di più, andiamo direttamente in forno. E lì lo lasciamo per un'ora e 45. A che temperatura? E quindi noi ci siamo premuniti prima della certo. ricetta. Sì, ovviamente. Cari miei, perché io devo assaggiare. Ma vi dovevamo far vedere tutti quelli che sono i processi di preparazione del piatto, oltre che la stampa. Esatto, lo andiamo a mettere in forno a una temperatura un po' inusuale, molto bassa. Quindi per un'ora e 45. Intorno ai 100 gradi. Perché? Per mantenere la tenerezza della carne? E sopra, sì, esatto. Quindi lo andiamo a coprire con un po' di liquido, anche direttamente con la stessa padella. Andiamo a mettere in forno, sì, dai carciofi. Quanta è la temperatura prescelta? E allora, solitamente la temperatura corretta noi al locale la cuociamo per 2 ore e mezzo a 68 gradi. Cioè, quindi bassissima. Bassa temperatura, si serve per mantenere tutti i succhi buoni, tutto il sapore all'interno della carne, quindi evitare soprattutto che si secchi. Esatto, e la carne rimane tenera e non si secca, e poi esatto. C'è pure il sughino. Esatto, quella è la cosa essenziale, perché il problema del coniglio è che è tanto buono, però se si secca non si mangia. Come è un po' il problema di tutte le carni tutte bianche, le carni, che sì, tendono diventano ovviamente un po' tignose, moltissimo. Un po' stoppose. Principe di tutto ciò, il petto di pollo, che sono costretta a mangiare di sovente. In semplicità, che quello è molto secco, cioè si asciuga subito, specialmente se lo vai alla griglia e non lo mangi subito. Diamo di vino, diamo di vino. Lo dico anch'io, vai Lorenzo. Ma via col vino. Ed ecco che viene realizzato ciò di cui parlavamo prima, cioè la vernaccia di San Gimignano viene utilizzata proprio per cuocere in padella il nostro coniglio, e quindi per la cottura primaria, la cottura di rifinitura, come la chiamo io, 1 ora e 45, da 1 ora e 45 alle 2 ore e mezza di cui parlava Lorenzo, nel forno a una temperatura non superiore ai 75 gradi. Sì, dunque, nel forno di casa si può anche alzarlo un pochino, perché comunque ventilato intorno ai 100 va benissimo. Lo ripeto ancora una volta, tutto ciò è funzionale alla tenerezza della carne e nel contempo alla conservazione dei sughi, che ci fanno rimanere la carne più tenera, ma anche ci fanno godere al momento dell'assaggio, al momento del nostro pasto, perché poi possiamo fare una ricca scarpetta. Sicuramente, ma se uno non ci crede basta e faccia una prova. Io ho fatto proprio una prova una volta. Vai, raccontaci. Ho fatto una prova con un pezzo di arista. Ho preso la stessa arista, l'ho divisa in due. Era un bel pezzo così. L'ho divisa in due. Uno l'ho cotta alla maniera tradizionale, la maniera tradizionale che viene fatta in Toscana, e dunque a 180 gradi per 40 minuti, 50 minuti. E l'altra invece l'ho cotta per 2 ore e mezzo a 120 gradi. È venuto quella, la prima rinseccolita, molto ridotta e asciutta e tutta stopposa. Quella rimasta cotta per lungo periodo a bassa temperatura invece era morbidissima, succosa ed era un bacio. Favolosa, evviva! Capito, tutti ma noi dove ti leggiamo? MarcoBechi.it, vero? MarcoBechi.it, certo. Quindi tanto su Facebook ti guardo, ma o guardo anche, Marco, anche Instagram. O anche MarcoBechi.com, dove ci sono le ricette, dove ho pubblicato un sacco di ricette, perché è cucino vero, anche. Perché te cucini e mi vai a perlustrare tutti i ristoranti. Sì. E poi dopo, decidi, inventeranno la stella MarcoBechi, la cometa.
non la stella, la cometa Marco. Marco Pechi è meglio di una guida, in tutto ciò. Tanti mi chiamano, mi dice, dove vuoi cenare? Ora comincio anch'io. Ho già cominciato, Poi ora vado da loro, Vai, certo. Ti garantisco che sono molto buoni. Poi lui è anche severo, quindi se molto, dice lui, molto severissimo, molto, tremendo. Molto. Ora lo chiamano anche a fare Masterchef al posto di Bastianich. No, non esageriamo. Allora, ci siamo. Mi prendo un bicchiere d'acqua. Si potrebbe fare un Master Tada. Un master, facciamo. Uno chef, questa è la base. Sarebbe carino, ci divertiremo un sacco. Io faccio la cattiva, ma non mi riesce. Mette l'acqua tesorino anche nel coniglio, vedi? Ecco, a proposito d'acqua. Di acqua, io mi vado a fare un bel bicchiere d'acqua, perché con tutta che me, vedi? Il vino piace, la degustazione mi disseta, però lo accosto sempre a un bel bicchiere. Comunque d'acqua. Comunque ce l'ha messa anche lì dentro. Guarda cosa fa, prima di metterla in... Vai. Comunque la cottura deve essere umida. Andiamo a mettere tutto in forno. E vai con l'acqua. C'hai un qualcosa per prendere quello dentro? Un torcione o... Subito un torcione. Una pesina. Bene, benissimo. A vino e acqua siamo messi bene. A ricetta altrettanto. E ora si va a tirar fuori il conigliolo ai carciofi, già completo nella sua esecuzione. Eccoci qua. Ah, parble! Visto che aveva fatto veloce, tempo velocissimo. Scusi. No ragazzi, guardate quanto è bello, grazie alla nostra regia, lo possiamo ammirare in tutta la sua beltà, come dico io, perché anche l'occhio vale la sua parte, proprio dall'alto. Eccolo qui, come si presenta, sembra veramente il conigliolo ai carciofi che cucinava mia nonna, però con delle novità nella cottura che abbiamo illustrato prima. Quindi questa doppia cottura in padella, prima fino ad avere una rosolatura iniziale e poi una cottura molto lunga successiva fino ad ora e mezzo a circa 60-70 gradi, che rappresenta diciamo il lato di innovazione della ricetta curata da Lorenzo e dal suo assistente Giacomo. Allora, una volta fatto andiamo a levare lo spago che comunque è servito per tenerlo in meno male lo fa lui, perché se dicevi di farlo a me chissà che cosa vuoi poteva fare, vuoi darci una mano a fare qualcosa? Dice, vuoi per piacere smettere di chiacchierare due minuti e dare un apporto sostanziale a questa cucina? Che devo fare? Ora ti faccio mettere la crema di carciofi, perché noi ovviamente poi aggiungiamo anche durante l'impiattamento una crema con i carciofi, quindi sempre il solito carciofo abbiamo bollito, però non in acqua ma bensì in latte. Guarda che bello visto. No, ma è meraviglioso, esatto. fai vedere, gira. Come era prima? Ecco, no? Al contrario. Eccoci. Guardate la simmetria del nostro conigliolo ai carciofi, del loro conigliolo ai carciofi, questo plurale a maestatis non ci stava tanto bene, meraviglioso, bello anche al suo interno, oltre che buono, e adesso l'assaggerò e ve lo dirò, poi abbiamo 3 minuti e 50 andiamo a impiattare, no? Siamo pronti per impiattare. Bene, il piatto dov'è? Lo vado a prendere, piatto ce l'hai? Se l'abbiamo. Ragazzi, giovanissimi, bravissimi, organizzatissimi. Mi sento veramente una sola, che dire? No, figurati. Però sono migliorata, hai visto? Sei brava. Anche sulla cottura, tada serve, serve a tutti. Allora, guarda, vuoi fare tu? Sì, la crema di carciofi è la mia passione. Esatto, ti dicevo, quindi carciofi bolliti nel latte, poi andiamo con una parte del latte di cottura, andiamo a frullarli e andiamo a creare una crema che andiamo a mettere sotto al coniglio. Buona, allora la metto io? Certo. Come, così? Qui? Esatto, tutta insieme. Tutta insieme da un lato? E poi l'andiamo a spalmare. Lato, sì, benissimo, basta così. Ah, basta, sì. Questa me la mangio io dopo. Bene. E con questa la vai a spalmare sul piatto. Attenzione, spalmatura del dritta, carciofo. Una dritta, spalmatura. Da sinistra verso destra. Zitti, Schiaccia. Fatto un casino. Va benissimo. Vai. Perfetto. Insomma, via. Ora portami promossa. Becchi, non mi guardare così che mi emoziono, promossa, nella spalmatura. Promossa. Ecco. Guarda che bello. No, ragazzi, ma qui è l'apoteosi, L'apoteosi della tradizione. Vabbè. Io intanto mi premunisco di forchetta e coltello, naturalmente. Col carciofino, la crema. No, ragazzi, qui ceniamo, stasera. Ok. Cucchiaio. Ne abbiamo un altro, usiamo questo. Tanto dove sempre carciofo. Questo, il carciofo è, siamo stati bravissimi, Ora loro poi sono precisi, ma con me in cucina queste cose possono succedere. Come direbbe il Petrarca, sono nughe, cioè bazzecole, ecco. E poi andiamo a riversarci tutto sopra, che
Questo poi è il buono del piatto, il sughino, vai, il terzofocotto. Qui ci si fa anche la scarpetta. Qui ci vuole il pane rigorosamente. Ma in dispensa si può trovare, tranquillo. Bene. Tanto se assaggiamo la ricetta. Vado? Ah no, c'è la rifinitura, aspetta, perché... Un minimo. Hai tre soldi? Eccoci qua. Guardate che meraviglia, il coniglio alla carciofi, che ora assaggerò. Attenzione, attenzione. Dall'antica trattoria Tre Soldi con furore, il coniglio. E il carciofo. Scusa, ma io... E poi ci va bevuta anche la vernaccia insieme, naturalmente. C'è pericolo. Qui per bene mangiare siamo tutti d'accordo. Un, due, tre, che il coniglio lo venga a me. Vengo a mangiare da voi. Mi sembra ovvio, è buonissimo. Grazie. E hai ragione, è molto molto tenero. Mi piace un sacco, è buonissima anche questa cremina. Bene. Allora, scusate, è buono e quindi continuo a mangiarlo. Oggi abbiamo imparato, secondo i consigli di Lorenzo e secondo la dimostrazione pratica del bravissimo Giacomo, che abbiamo visto che a manualità è messo bene, e grazie anche a Marco Bechi che ci ha portato la vernaccia di San Gimignano, ci ha spiegato tutto su questo meraviglioso vino e l'abbiamo utilizzato sia per la cottura sia che ovviamente come bevanda di accompagnamento, a realizzare questo coniglio ai carciofi, frutto della tradizione della cucina toscana ma anche dell'innovazione di due giovani che hanno saputo raccogliere la tradizione della loro famiglia e sono la quarta generazione a tenere le redini in cucina e non dell'antica trattoria dei Tre Soldi a Firenze in Viale d'Annunzio. Io ringrazio Lorenzo, Marco Bechi e anche Giacomo, quindi divertitevi a cucinarlo o se no andate a Tre Soldi a mangiarlo. Adesso linea all'informazione, che è solo quella del TG38 e conta da, naturalmente, ci vediamo domani. Alla santé, ciao! Santé.